Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, cercherò di essere molto breve, devo parlare, sono costretto a parlare un'ulteriore volta del canone RAI, inserito nella bolletta elettrica. Il consiglio mio è di mandare l'email che trovate sul sito, l'email mia con cui si chiede di non inviare più la bolletta. Nel sito ancora non c'è, bisogna andare a vedere su Accademia della Libertà Reloaded e su Alba Mediterranea, nei video, voi, anzi dobbiamo dire Allora specificare diciamo una meglio. cosa, chi vuole che rimando l'email mi può chiamare al 333 87 84 312, così facciamo prima. Tenete presente che siccome anche questo video qui verrà visto su Accademia della Libertà e su Alba Mediterranea, è evidente che ci sono degli altri video che ha fatto l'avvocato Cerchiara. Quindi ve li andate a cercare e vedete quello che lui Comunque, dice. ripeto, Ripeti dettagliatamente il tuo numero di telefono. Esatto, chi vuole che gli mando l'email mi può chiamare al 333 87 84 312. Ripeto, 333 87 84 312. Passiamo all'altro argomento che è la concessione demaniali marittime. Noi come Assoconsumatori stiamo cercando di difendere tutti i proprietari che beneficiano di queste concessioni da parte dello Stato italiano, che sono state aggredite da una interpretazione della direttiva Bolkestein da parte della Comunità Europea. Noi riteniamo che la Comunità Europea, che difende le multinazionali, obbligando l'Italia a non dare più le proroghe, praticamente dilapiderebbe un'ulteriore industria italiana, che peraltro è un'entità di PIL molto elevata, sempre ad danno dell'Italia, in un'epoca in cui l'Europa si sta sempre di più dissolvendo, sempre di più comportando negativamente a favore dei cittadini, sempre mai emettendo provvedimenti a favore dei cittadini e dei membri, ma ponendo in essere solo atti a favore delle multinazionali, delle istituzioni finanziarie, dei poteri forti, delle banche. E quindi sarebbe veramente un peccato se noi non potessimo difenderci da questo punto di vista. Comunque, noi come Assoconsumatori abbiamo fatto un atto, ne riparleremo nelle volte scorse, le prossime volte, ne abbiamo parlato già qualche altra volta, e comunque vi diciamo che siamo in un momento di competizione proprio per poter difendere questi nostri connazionali che, per quanto possano aver commesso degli errori di gestione, economici, tributari, tutto quello che è, comunque sono italiani, hanno gestito, hanno investito, hanno lavorato su questi beni e quindi vanno difesi, vanno estremamente difesi. Con questo vi saluto e passo la parola al Oh, cari dottor amici, Giuliano. ricordate, colgo l'occasione di quello che ha detto adesso l'avvocato Cerchiara, ricordatevi di guardare quando andate in un supermercato, ricordatevi di guardare la fattura di quello che voi avete acquistato e Lo vedrete scontrino fiscale. Non devi girare intorno. sì, adesso, e vedrete che per buona parte di questi supermercati lo scontrino fiscale non esiste. Sotto c'è scritto non ha valore fiscale, perché queste grandi organizzazioni commerciali hanno sede fiscale altrove, non si sa bene dove. Quindi queste organizzazioni non pagano le tasse all'Italia. Quindi immaginatevi bene che cosa può rappresentare il passaggio dalla gestione da parte di cittadini italiani, per lo più Bagnini o ex Bagnini, degli impianti balneari, cosa può rappresentare il passaggio da questa gestione a quella delle multinazionali, quali multinazionali non pagheranno nemmeno le tasse allo Stato italiano. Vediamo di ricordarcelo, perché questi signori fanno esclusivamente l'interesse di loro signori. Vi faccio vedere questo libro dell'avvocato Marco Della Luna, ad esempio,
che spiega in maniera molto chiara certi concetti. Infatti è scritto: traditori al governo, traditori al governo, come i capitalisti di Germania e Francia, tramite l'euro e gli interessi sul debito pubblico, strangolano l'Italia per renderla una loro colonia, artefici, complici e strategie della nostra rovina. Eccole qui. Queste strategie sono incominciate con l'azione dei vari Ciampi, Amato, Monti, Giorgio Napolitano e altri cialtroni, e Renzi, e vanno avanti tranquillamente, e vanno avanti tranquillamente per la loro strada. Tutte queste cose nessuno le ferma e vanno sempre avanti. Vi leggo una paginetta di questo importante libretto. Vedete, ci sono talmente tante cose, basterebbe leggere questo. Tornando ai miliardi dei Monti Bonds per Monte Paschi Siena, una banca completamente in mano a loro signori, come non metterli in relazione coi 60 miliardi che Monti ha tolto con le sue tasse agli italiani per prestarli a banche irlandesi, portoghesi, greche, spagnole, pure moribonde, onde consentir loro di pagare i debiti verso speculatori tedeschi e francesi, cioè per consentire a questi di arricchirsi? Perché i soldi che Monti ha spremuto dal paese agendo su tasse e pensioni erano per i partners forti, i padroni della famiglia europea, non per l'economia italiana. Le banche italiane erano solo minimamente esposte verso le predette banche, mentre molto esposte erano le banche tedesche e francesi. Lo erano allora e lo sono ancora. Ebbene, noi paghiamo, anzi il nostro governo paga coi nostri soldi per il profitto delle banche tedesche e francesi, un profitto speculativo sciacallesco, e ciò dopo che è stata la Deutsche Bank a scatenare, o perlomeno a predisporre, la crisi del debito pubblico. Vogliamo greco. Dire che noi, come Inforquadri Asso Consumatori, abbiamo denunciato il fatto che Monti ha fatto pagare gli italiani questa cosa davanti alla Corte dei Conti, e che praticamente poi oggi, siccome quello lì viene considerato un aiuto del Stato, i cittadini italiani verrebbe chiesta un'altra volta questa somma, perché lo Stato deve ripagare. E poi abbiamo denunciato anche il fatto che la Deutsche Bank ha acquistato un sacco di titoli italiani per mettere in difficoltà l'Italia. Esattamente. Lo abbiamo denunciato anche questo nei nostri atti giuridici, che sono stati sì insabbiati dalla Comunità Europea, ma rimangono agli atti. Esattamente. E ciò dopo che è stata la Deutsche Bank a scatenare, o perlomeno a predisporre, la crisi del debito pubblico greco e poi italiano, con massicce offerte di vendita di titoli dei detti debiti. Sembra proprio lo schema di una rapina a mano armata, anzi a banca armata, compiuto dal capitalismo tedesco ai danni del popolo italiano. Dopo che l'Italia ebbe accettato questa regalia ed ebbe compiuto le altre misure di autodistruzione economica e di rottamento di industrie e capitali verso i paesi euroforti, la BCE intervenne generosamente a fermare l'attacco del spread alle finanze pubbliche italiane. Insomma, se non è una rapina questa, che cos'è una rapina? La regalia in parola è quattro volte odiosa, perché toglie soldi all'Italia per darli a paesi controinteressati e ostili, perché imposta con la violenza dietro la facciata idealistica dell'Europa, perché premia gli sciacalli della speculazione, perché viene fatta pagare ai cittadini comuni, ai pensionati, ai risparmiatori e via arricchendo, ulteriormente un'elite del tutto criminale. Basterebbe che tu
parlare, aver parlato di questo per aver fatto una trasmissione. Tu invece vuoi parlare di 2000 altre cose. Adesso io devo dire un altro paio di cosette perché dobbiamo fare una rassegna stampa. Dunque, intanto l'altro video che abbiamo fatto, poi lo dobbiamo riprendere, abbiamo parlato di intuito persone. Intuito persone significa scelta personale di persona competente per affidargli un incarico di responsabilità. Questo è intuito persone, cioè un individuo privato sceglie sulla base delle sue preferenze e delle sue valutazioni della professionalità della persona scelta quello che pensa che gli farà i suoi interessi. Diversa è la situazione per quanto riguarda invece gli enti pubblici. Allora voglio leggere esattamente cosa c'è scritto, perché nei dati ufficiali dello Stato italiano, per far capire quanto le decisioni che sono state prese fino a poco tempo fa da questo governo o da altri sono completamente incostituzionali, anzi sono anticostituzionali. Allora, si definisce che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con organi pubblici o pubbliche amministrazioni deve avere delle caratteristiche ben precise. La deliberazione 0402/2016, numero 4, Corte dei Conti, sezione autonomie, ha un proposito ribadito, che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 3 del 1957, quindi articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 3 del 1957, è una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce espressamente che l'assunzione senza concorso è nulla e non produce effetto a carico dell'amministrazione, il che significa che buona parte dei funzionari degli enti di riscossione che vanno dall'Agenzia delle Entrate a Equitalia e similari, che non sono stati assunti previo concorso pubblico, concorso pubblico non interno, sono nulli. Quindi, siccome il 94% di questi funzionari sono nulli, è come non esistessero, tutte le cartelle delle tasse da loro approntate, da loro firmate, sono nulle. Secondariamente è nulla qualsiasi richiesta da parte di un gestore della distribuzione energetica che non sia stato assunto dalla pubblica amministrazione previo concorso. Siccome nessuno di questi l'ha fatto, la richiesta di pagare attraverso un conto corrente spedito via posta normale da questi gestori è nullo. Ed è anticostituzionale e assolutamente delinquenziale questa richiesta. No, questo va corretto. Allora, perché ogni volta il professor Vitali parla di questa cosa, va precisato. Quello che dice lui è bensì vero. Perché vari giudici, lo ripeto quello che ha detto, sia dal punto di vista della notifica, perché è notificata per posta, sia dal punto di vista che non è stato rispettato il procedimento di nomina dei dirigenti, sarebbero nulli. Però che cosa succede? Che comunque la commissione tributaria ignora questi motivi quando uno li mette nei ricorsi. Secondo... Non è vero, perché ci sono state vinte moltissime cause proprio a fronte del giudice di pace, molte volte, molti tribunali. Vabbè, diciamo, molte è un rischio, volte... però uno deve farsi valere. Se è un cittadino e vuole la legalità, sì, deve ma non farsi si valere. Può dire come dici te, perché bisogna dire tutta la verità. Bisogna dire adesso che la Cassazione ha emesso una sentenza in cui ha detto, nonostante sia stato, non sia stato eliminato, nominato il dirigente secondo la procedura,
l'atto è valido lo stesso. Ora, naturalmente, noi nelle sedi giudiziarie e in qualsiasi sede cercheremo di portare avanti quello che dice il dottor Vitali, e cioè che comunque c'è una sentenza della Corte Costituzionale e altre pronunce dei giudici che... Due sentenze della Corte Costituzionale. Che comunque dicono... Però naturalmente ci troviamo di fronte a un ostacolo che è dato proprio dal sistema che tramite la Cassazione purtroppo in questo caso ha frenato le possibilità di difesa. Quindi quello che dice il dottor Vitali è giustissimo, ma va attenuato da queste considerazioni che io ho detto, nel senso che non è sufficiente dire è nulla, no, bisogna dire c'è una battaglia in corso e noi la dobbiamo affrontare, giuridicamente, politicamente, comunicativamente. Va bene, ti perdono. Allora, per concludere vorrei fare due considerazioni della solita rassegna stampa. Questo è la domenica del Corriere, no, è il Messaggero di domenica 2 ottobre 2016. Il gender è una guerra contro il matrimonio. Allora, ogni tanto questo Papa si ricorda che dovrebbe rappresentare la dottrina sociale della Chiesa, dovrebbe. In questo caso c'ha ragione. Certo, ma se ne ricorda ogni tanto. Ah, ecco. Allora, se ne ricorda, probabilmente, noi facciamo un'illazione, ma ne siamo perfettamente convinti, se ne ricorda quando certe cose vanno a ledere i suoi interessi. È chiaro che, lo diciamo in maniera molto chiara e molto semplice, quello che noi pensiamo. Il matrimonio omosessuale non è riconosciuto dalla Chiesa, quindi loro per forza si sposano in civile. L'abbiamo visto in televisione proprio stamattina, dove ci hanno fatto vedere, non so dove, non so quale sede comunale, c'era una sindachessa abbastanza simpatica che ha unito in matrimonio due impropriamente vengono chiamate lesbiche, perché diciamocelo francamente, la grande poetessa di Lesbo tutto era fuorché lesbica, ma insomma questa è tutta un'altra faccenda. Sono le solite illazioni, le solite invenzioni che ci fanno questi signori per mistificare la storia e la filosofia. Questo è avvenuto, queste cose avvengono al di fuori della Chiesa e, come ben sappiamo, sono soldi in meno per i preti. Quindi che questi qui ogni tanto si ricordino di queste cose. Ad esempio, ecco, il gender è una guerra contro il matrimonio, il gender è una guerra contro l'umanità, non contro il matrimonio, è contro l'umanità, cari amici. Allora, siccome però tu vedi solo la scarsella e siccome i soldi ti vengono attraverso il matrimonio, tu vedi solo il matrimonio, caro Papa, ma noi ti conosciamo, i tuoi vizietti li conosciamo, sono stati raccontati dalla storia del mondo. Sì, però queste sono accuse generiche, è meglio lasciare l'altra cosa, tanto io le faccio lo stesso, quindi o le faccio qui o un'altra sede le faccio lo stesso. L'altra riguarda questa buffonata. Allora, Marino sarebbe stato assolto. Allora, perché siccome l'accusa consisteva nel fatto che lui era andato con i suoi familiari a mangiare in un ristorante, aveva speso, mi pare, 250 euro con i familiari, è risultato che non era andato con i suoi familiari, ma lui ci è andato lo stesso, lui ci è andato con i suoi accoliti. Questa è la cosa, questa, per cui questi raccontano solo delle balle. Noi sappiamo benissimo che questi personaggi scialacquano, buttano i soldi pubblici, perché per loro i soldi pubblici non esistono, però sono di loro proprietà, perché non abbiamo le carte. No, quale non possiamo provarlo? Eccolo qui, questa è la documentazione. Lui ha vinto. La legge gli consentiva di andare con gli accoliti. No, la legge non gli consente proprio. E allora perché è stato scagionato? È stato scagionato da quell'accusa di furto, perché l'accusa si basava sul fatto che lui era andato con i familiari. L'accusa si può modificare. Ma infatti, se la facesse qualcun altro, eccolo qui. Quando gli amici di Marino hanno cantato vittoria, c'è qualcuno che ha detto, dice, ma
siate seri, capito? Non cambia niente. Qui ci sono altre quattro persone indagate, qui ovviamente qualcuno... Intanto, per la questione per cui indagato, lui è stato assolto, e questo non si può negare. Poi, per quanto riguarda il resto, quello deve essere assoggettato allora, al procedimento penale, si vedrà. Tu parli da avvocato certo, e io parlo da cittadino politicamente impegnato, il quale non vuole più avere a che fare con questa sorta di parassiti, ma non lui solo. Tutti quelli che stanno al governo, in posizione allora, al governo, sono tutti dei ladri, perché fanno in generale, dei sono d'accordo. Se tu lo fai nei confronti di Marino, siccome noi non abbiamo le carte, non sono d'accordo. No, le carte ce le abbiamo, stanno qui. Stanno qui. Quelle non sono le carte. Quelle è uno scritto da parte di un giornalista. No, non lo vedi. Questo è riprodotto. È riprodotto allora la fattura del ristorante. Possibile che io ogni volta che vengo qui devo riprenderti? Non è possibile. Noi abbiamo fatto la critica al sindaco di Roma. Perché? Perché prima si leggono le carte, ma si leggono veramente le carte giuridiche. Allora, non gli scritti dei giornalisti. Non è uno scritto del giornalista, lo ripeto per l'ennesima volta. Qui c'è la fotografia della fattura. Ma questa fotografia della fattura fa parte di un fascicolo in cui ci sono tanti altri documenti. Allora vatti a leggere il fascicolo. Io parlo da avvocato. Sì, vabbè, certamente. Dopodiché io a questo punto chiudo, perché ovviamente dice l'ex kid della Grecia. Molto probabilmente, ma io voglio dire questo, il dottor Vitali ha ragione, eccetera. Però è chiaro che io, vedendo le cose da avvocato, sono costretto per ragioni proprio di obiettività a dire guardiamo tutta la documentazione e poi parliamo. Però in generale, se lui fa un discorso in generale su quanti politici ce ne approfittano, io sono perfettamente d'accordo con lui. Meno male. È evidente. Qui ci sono altre considerazioni, tipo Luciano Violante, te lo consiglio proprio, sappiamo perfettamente chi è, e dice, perde la società giudiziaria, basta con la subalternità della politica ai magistrati. Allora, intanto lui era un magistrato, poi lui è stato un pretore d'assalto che ha fatto degli assalti solo nell'interesse del Partito Comunista, quindi lo sappiamo perfettamente. Adesso però, no, che la magistratura è cominciata a indagare quelli del PD, allora dice basta con la subalternità. Ricordiamoci che il signor Violante, e mi dicesse che non è vero, è diventato deputato dopo che ne aveva fatte, per conto sempre del Partito Comunista, di cotte e di crude. Dopodiché, per salvare la ghirba, l'hanno fatto deputato, è diventato anche presidente della Camera, e in quella veste, ricordo molto bene, perché personalmente sono stato interessato a certe questioni, ha ritardato l'approvazione di certe norme di interesse generale del popolo italiano, che non sono ancora state messe in pratica. Lasciamo stare, perché posso raccontare tutto. Luca Palamara, una toca può sbagliare, ma i partiti non utilizzano le inchieste per fini propri. Allora, anche questo, una toga può sbagliare, una toga non sbaglia per niente da questo punto di vista, perché è come quello che mette un dito, no, per prendere i pesciolini, no? E in certi posti basta che metti il dito e i pesciolini arrivano così. Se tu vai a indagare nella politica, ma soprattutto nella bassa politica, lo sanno anche i cani, no? Vedi che c'è un giro di sfruttatori che non finiscono mai. Poi c'è stato adesso una specie di repulisti, per cui hanno deciso di chiuderla con circa un centinaio di persone coinvolte in Mafia Capitale, e potrebbe sembrare che Mafia Capitale non c'è. Mafia Capitale c'è, prospera, è sempre prosperata dal 4 giugno 1944, che si è insediata Mafia Capitale, va bene? Grazie al tenente colonnello Charles Poletti, che non era nemmeno siciliano, di origine siciliana, oltretutto, ma novarese,
che sta a dimostrare quanto la mafia italo-americana sia una mafia che coinvolge moltissime provenienze regionali, non solo quella siciliana. Da quel momento Mafia Capitale si è instaurata in Roma e sarà molto difficile per l'amministrazione Raggi poterla debellare, perché è troppo diffusa e fa parte proprio del giro. È inutile che io ripeta delle cose che sanno tutti e che maggior parte di questi non hanno nemmeno il coraggio di dirselo guardandosi allo specchio. Io lo dico tranquillamente perché le cose stanno così. Quindi quando qui mi dicono che hanno indagato certi personaggi, qui indagarli li leggiamo: Filippo Penati, Vasco Errani, Matteo Richetti e Gian Alemanno, è tutta gente che, onesti o disonesti, con le mafie locali hanno dovuto sempre fare i conti. Dopodiché, arrivederci e a presto.